pensa al futuro. Non rinunciare ad un sano sorriso. Studio odontoiatrico dottor Roberto Vallone, in via Mengoli 31, Bologna. Telefono 051 34 72 69. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Guerrieri. Dottoressa Michela Turra, autrice di questa mostra dedicata a Gilberto Sammartini, il pittore della nebbia. Come hai scoperto quest'artista e cosa rappresenta lui nel mondo dell'arte pittorica? Questo artista l'ho scoperto in mezzo ad altri artisti locali, cioè emiliani, bolognesi, e probabilmente la prima volta che ho visto le sue opere erano in una collettiva. Però le ho subito notate perché c'è una cifra assolutamente inconfondibile nei suoi lavori. È anche molto personale e delicata, quindi questo mi ha colpito positivamente in un mondo in cui molti tendono a volere stupire, a volere strafare. Siamo di fronte a un pittore che al contrario ha un suo mondo interiore molto curato dal quale non si discosta. Questo mi fa estremamente piacere, perché un pittore che lui si chiama della nebbia, ma è una nebbia non triste, è una nebbia quasi vorrei dire interiore, come giustamente dicevo, una nebbia quasi che rispecchia un po' certi paesaggi delle nostre colline. Mi sai spiegare perché lui fa sempre i paesaggi delle nostre colline, difficilmente vedo delle città? Intanto credo perché lui è proprio di questi luoghi, di queste parti, e quindi sono luoghi che conosce fin dall'infanzia. Fin dall'infanzia lui ha manifestato questa passione per il disegno, per la pittura, e ha unito evidentemente quelle che sono le caratteristiche del suo carattere, un carattere probabilmente sensibile, attento al bello, alla natura, con la dote che gli ha dato la natura, cioè quella di sapere dipingere, perché oltre alla caratteristica appunto di una scelta particolare, tematica e stilistica assolutamente personale, c'è anche il talento, c'è anche la capacità tecnica in Sammartini. Quindi ecco che diventa il pittore della nebbia, perché la terra in cui lui è vissuto e cresciuto, che è proprio la nostra Emilia, è la terra della nebbia. La nebbia che lui rende visibile, un po' come ha fatto William Turner, seppure con maggiore forza, perché si trattava di un pittore romantico, però ha conferito alla nebbia quasi un'identità. La stessa cosa fa Sammartini, che mette la nebbia quasi come a protezione di quello che è il paesaggio emiliano. Non una nebbia ostile, appunto, non una nebbia nemica, ma al contrario, una nebbia che preserva il mistero delle case, delle campagne, della gente che lavora nei campi, ed è questo il suo fascino. Indubbiamente noi, guardando questa mostra, ci accorgiamo che ci sono veramente dei momenti toccanti, se vogliamo, perché anche dei ricordi del passato, ma è una mostra viva, anche soltanto quando aveva quelle piccole figure che lui fa in questi suoi quadri, sono figure
mi passa il tempo, sorridenti quasi, non vedo mai una tristezza nei suoi quadri, pure come dicevamo prima che è un pittore che la nebbia per lui sembra sempre una cosa molto triste, una cosa molto cupa, no? Come potremmo, cioè non è neanche né un chiarista, cioè ha una sua linea personale, è una mia idea o è così? No, è così, diciamo che è senz'altro un paesaggista che pure si è cimentato con nature morte, con ritratti, quindi ha misurato se stesso anche con opere particolari, penso a quella che si protende verso la luna, quella figura, quindi diversi tentativi, e questo dimostra la sua duttilità. Se dobbiamo classificarlo, senz'altro io lo definirei appunto un paesaggista che si può collocare a metà tra la tradizione realista dei tedeschi, Durer eccetera, e quella più classica della pittura paesaggista italiana, che è una pittura importantissima, pensiamo al Canaletto ma anche a Ligabue per arrivare più vicino a noi. E per quanto riguarda la scelta dei colori, certamente è un chiarista Sammartini, però è un chiarista sui generis, perché è anche capace di graffi molto particolari, cioè non solo bianco, non solo chiaro, non solo luce, ma anche tinte forti a volte, e questo può sorprendere. Per esempio le figure, come tu dicevi, queste figure umane che sono rare nei suoi dipinti, però proprio perché sono rare, quando ci sono assumono una certa forza, pur essendo sempre figure benevole, sono innamorati, sono anziani che si muovono così camminando, quindi siamo di fronte a una pittura dell'armonia, e questo, ribadisco, ai giorni nostri è una cosa molto molto importante e bella. Mi è piaciuta molto la definizione della pittura dell'armonia, che Sammartini, lui quando dipinge, pensa a quello che lui vuole rappresentare senza essere legato a una sua linea o simiottare qualche altra categoria di artisti. È una mia idea? No, è assolutamente giusto, nel senso che non siamo di fronte a un pittore che vuole raffigurare, ma siamo di fronte a un artista che sente il paesaggio. Infatti in un mio testo, parlando di lui, ho citato una massima di Saint-Exupéry tratta dal Piccolo Principe, che dice: non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Ecco, direi che pur essendo la pittura appunto raffigurazione, in primo luogo la pittura, l'arte è ricerca della verità, ed è questo che sta a cuore a Sammartini, cioè la verità interiore, non tanto descrivere ma rendere quello che è l'essenza dei luoghi, del paesaggio. E a volte, non so se quanti stanno vedendo questa mostra hanno la mia impressione, però questi luoghi che magari noi conosciamo benissimo, certi paesi nei quali siamo stati, o certe campagne che si assomigliano dopo tutto, viste nei suoi quadri assumono quasi una luce di novità, come se non li avessimo mai conosciuti, proprio perché lui ce li racconta attraverso una lettura interiore personale, ed è questo, credo, il compito dell'artista. E senz'altro in questo caso Sammartini mi sembra che abbia svolto bene il suo compito, perché effettivamente la sua mostra, che è una mostra molto molto interessante, e quel famoso fil rouge non è tanto una serie di figurazioni, ma è l'arte in sé che lui mette in evidenza, è un suo sentimento, è un suo modo di farci capire quello che lui vede, come giustamente è sottolineato, che è un realismo, ma non così di forma, ma di sostanza. Sì, siamo di fronte appunto a una pittura che, pur raccontandoci la realtà, perché noi abbiamo questi casolari tipici della campagna, ci fa anche immaginare oltre quello che effettivamente è il disegno, effettivamente è il dipinto, cioè sono citazioni simboliche, le finestre chiuse, il mistero, che cosa accadrà dietro queste case, oppure i rami degli alberi, alcuni spezzati, che ti lasciano intuire come la natura può essere anche matrigna, anche severa. Ecco, attraverso dei dettagli, come ripeto, estremamente curati sempre, noi abbiamo un racconto che travalica anche quello che è il confine, il limite del dipinto stesso.
Guarda, io ti ringrazio di questa tua precisazione, perché soprattutto hai evidenziato bene questo artista in cui noi ci crediamo, un artista veramente a 360 gradi, e tu hai dato, se mi permetti, una raffigurazione di questo artista veramente reale, vera. Cioè, noi stiamo di fronte a un vero artista, non è soltanto un pittore, ma per me San Martini in questo momento diventa proprio un artista. Sì, io credo che San Martini, anche per carattere, non abbia mai cercato la ribalta, non abbia mai cercato il successo facile, ma abbia sempre mantenuto questa sua coerenza di scelta tematica e anche di stile di vita, per cui effettivamente è da lì che si riconosce l'artista, quello che imbocca una strada e continua per quella strada che è la sua strada. Ti ringrazio di questa precisazione, soprattutto ti ringrazio di aver curato questa mostra, che è veramente una mostra da non perdere. E tra l'altro è assolutamente in sintonia con la stagione, perché adesso siamo in novembre, quindi venite tutti a vedere Il pittore della nebbia. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta, Vincenzo Cappelli, Ciao Radio, AIC Bologna e Art Journal. Pensa al futuro. Non rinunciare ad un sano sorriso. Studio odontoiatrico Dottor Roberto Vallone, in via Mengoli 31, Bologna. Telefono 051 34 72 69.